Canvari, ben ritrovati! Oggi altro tutorial da non perdere. Vedremo come creare un testo curvo. Con gli strumenti all'interno di Canva e i pulsanti all'interno di Canva non è ancora possibile farlo in maniera immediata questo processo. Ecco perché io cerco di trovare delle procedure alternative un pochino forse più macchinose ma che ti portano all'obiettivo finale. Creare un testo curvo è sicuramente una di quelle skills che deve avere un Canva expert, ma ovviamente non è quella l'unica skills che devi imparare. Per diventare appunto un Canva expert a 360 gradi, ho creato questo percorso formativo che ti porta da un punto 0 a un punto 100 e ti fa veramente diventare un professionista che sa tranquillamente destreggiarsi e che sa comunicare nella giusta maniera su qualsiasi social, che è in grado di creare la propria identità grafica digitale e anche quella di altre aziende, di altri clienti. Quindi potrai veramente farlo diventare un vero e proprio lavoro. Riceverai anche una certificazione alla fine, dopo aver superato un test finale, che ti permetterà di rivendere anche il corso in affiliazione e di partecipare attivamente con me e con gli altri membri del gruppo a dei lavori e degli sviluppi futuri. Se ti interessa questo argomento e vuoi diventare assolutamente autonomo, licenziare agenzie di marketing e grafici pubblicitari, trovi tutti i link qui in descrizione. Ora, chiusa questa parentesi, andiamo a vedere il pratico, il concreto all'interno del mio Mac per questo testo curvo. Ed eccoci qua nuovamente all'interno del mio Mac per vedere come andare a strutturare un testo curvo. Andremo a creare veramente un disegno ad effetto. Ci saranno alcuni passaggi che velocizzerò per comodità perché altrimenti durerebbe troppo questo video, quindi andrò a velocizzare alcune parti più monotone, diciamo così. Comunque andiamo subito a vedere come strutturare il tutto. Per prima cosa dobbiamo andare a inserire qui nella sezione elementi e andare a selezionare una forma, quindi a prendere un cerchio. La dobbiamo ingrandire il più possibile in modo tale da farlo combaciare con il bordo del foglio. Io ho preso in questo caso il formato presentazione e vado a creare uno stesso identico cerchio. Vado a duplicarlo, lo faccio di un colore diverso per comodità, e lo vado a rimpicciolire, vado a creare due cerchi concentrici. Questi mi daranno la guida per creare il mio testo ricurvo, ok? Allora, fatto questo, vado a scrivere quello che devo ovviamente andare a curvare. Allora, in questo caso dobbiamo selezionare, cioè dobbiamo andare a creare delle caselle testo singole per ogni lettera. Ovvero, quindi il testo che voglio curvare è testo curvo, quindi devo fare qui la T. Ovviamente definisco prima il tipo di carattere, quindi vado a selezionare ad esempio Montserrat e poi vado a definire tutto quanto il testo. Io in questo momento andrò a velocizzare il tutto, quindi andrò a creare delle copie con, quindi adesso ho la T, quindi copio e scrivo la E e andrò a comporre la parola testo curvo. Velocizzerò questa parte. Ok, perfetto. Ho a questo punto creato la mia scritta testo curvo. Ora devo andare a posizionare le lettere cercando di innanzitutto curvare la lettera, le lettere, le due estremità delle le due lettere di estremità, quindi in un certo senso è meglio che parto dall'origine e vado a posizionare, vedi, la lettera, prima lettera qui e l'ultima lettera qui all'estremità della semicirconferenza, quindi al centro qui, ok? Fatto questo, devo andare a ruotare, iniziare a ruotare le lettere. Ora ruoto questa di 90 gradi, quest'altra anche questa di 90 gradi e le vado a avvicinare al bordo blu. Effetto l'ingrandimento da qui e vai con i direzionali a posizionarlo proprio adiacente al cerchio azzurro, sia da un lato che dall'altro. Stessa identica cosa dovrei fare anche con le altre lettere, però rispettando anche l'angolazione del cerchio, quindi deve andare adiacente al bordo, ok? Quindi in questo modo qua. Anche questa parte la vado a velocizzare, altrimenti ci metterei troppo tempo.
Perfetto, come vedi ho completato la fase di posizionamento delle singole lettere attorno al cerchio giallo e al cerchio azzurro. Quindi per comodità io adesso vado a eliminare sia la circonferenza gialla, vado a sbloccare perché l'avevo bloccata per comodità, e sia quella. E come vedi ho ottenuto il testo curvo. Ora non mi resta che raggruppare i vari elementi, quindi qua in alto vai su, come vedi, raggruppamento, raggruppa, e ho praticamente creato un riquadro di testo curvato, curvo, tutto assemblato in maniera perfetta. Ora, per ricreare quel disegno che hai visto all'inizio, non devo far altro che creare una copia, duplicare completamente questo disegno e andare a ruotarlo di 180 gradi. Lo vado a posizionare qui, magari andiamo a rimpicciolire un attimino la grandezza di tutto quanto, lo faccio con i direzionali che è meglio, quindi vado su, tipo vado su 70, come vedi qua, da qua in alto 70, faccio 71, e anche l'altro testo lo faccio 71. Devi guardare qua sopra quando vai a fare, quando vai a rimpicciolire la dimensione di un testo, quindi 70, questa è andata a 70 e questo a 71. Vediamo se riusciamo a portarlo a 70. Va bene, abbiamo portato 70 e 70. Ora faccio combaciare la O con l'altra O e poi farò combaciare le due O. Da un lato centro il tutto e dall'altro, creando un disegno di questo tipo. Vado a selezionare tutti e due i testi, innanzitutto vado ad annullare il raggruppamento perché c'era in memoria quello precedente, e vado a raggruppare tutto insieme. Come vedi ho creato questo effetto carino e lo posso andare ad abbellire ulteriormente, magari inserendo un elemento paint, digitando nella barra di ricerca paint, usciranno tutta una serie di macchie. A questo punto posso andare a inserire sul retro delle varie O questa macchia, posizione all'indietro, creo una copia sull'altra O, posizione all'indietro e sull'altra O, posizione, no, duplico, un'altra sull'altra O all'indietro. Posizioniamola correttamente. A questo punto possiamo fare nuovamente non me lo farò raggruppare. Posso spostare tutto quanto insieme centralmente per essere sicuro che è centrato, e posso andargli ad inserire uno sfondo di abbellimento. Questa la posso anche rendere, andiamo a vedere che sfondo possiamo inserire. Magari inserisco questo sfondo qua, vado a cambiare il colore del testo, magari lo faccio bianco, quindi singolarmente devo andare a cambiare il colore di ogni lettera, anche qui velocizzerò il tutto. Le macchie le modifico, le faccio diventare nere, ok, resta l'ultima macchia, ecco, vado a riportare il tutto centrato e vado a questo punto a creare una copia del testo. Devo andare a cambiare il colore in nero, però anche qui devo farlo singolarmente, velocizzerò anche questa parte. Ok, completato, ho fatto questo, vado semplicemente a inserire dietro al testo originale per dare un effetto ombra, un effetto sopraelevato molto molto carino. Fatto questo, ho completato il tutto, non mi resta altro che andare a eventualmente ingrandire ancora di più tutto quanto il disegno per poi centrarlo. Ed ecco qui il tuo testo curvo, e non solo, ma anche abbellito, insomma è uscito un bel lavoro molto molto impattante e personalizzato. Hai visto? Abbiamo trovato una procedura, per quanto laboriosa, comunque semplice da replicare. Ora tocca a te andare su Canva e realizzare il primo testo curvo. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo soltanto di mettere un like, iscriverti al canale, attivare la campanellina come al solito, e soprattutto chiedimi all'interno dei commenti altre procedure o altri tutorial o altre cose che vorresti imparare
su Canva. Fammi tutte le domande che vuoi e magari realizzerò dei tutorial nei prossimi giorni in base alle tue richieste. E anche oggi abbiamo concluso la nostra sessione formativa e creativa e ci vediamo come al solito al prossimo video, ricordandoti che principiante si nasce, ma Canva expert si diventa.